Il 30 settembre la Gioconda Nuda lascerà Pescara per il Giappone. Nel lungo periodo espositivo la Gioconda Nuda ha riscosso molti consensi ed ha fatto registrare un vero e proprio record di presenze. A Leonardo e alle due Gioconde il Liceo Classico di Pescara ha dedicato un convegno al quale ha partecipato Alessandro Vezzosi, direttore del Museo Ideale di Vinci. Il tema scelto è stato La Gioconda da Leonardo a D'Annunzio, mito e verità. Vi proponiamo le considerazioni di Fabrizio Rapposelli, assessore alla cultura e vicepresidente della provincia di Pescara. Questa è una mostra che noi abbiamo fortemente voluto, siamo stati anche fortunati a captare e cogliere al volo questa grandissima opportunità prima che il quadro, la tela andasse in Giappone. È una mostra che ci ha distinto, dobbiamo dire che ci ha distinto perché un evento con la E maiuscola che in provincia di Pescara, nella città di Pescara, non si vedeva da tempo. Oggi è stato un evento organizzato anche con il Liceo Classico D'Annunzio, con la preside Luciana Vecchi, che io ringrazio, per un approfondimento su Leonardo da Vinci con il massimo esperto e conoscitore mondiale di Leonardo, il professor Alessandro Vezzosi, direttore del Museo Ideale di Vinci. Gremita l'Aula Magna del Liceo D'Annunzio per il convegno, così come la sala consigliare della provincia per la visita di giocatori, dirigenti e tecnico della Pescara Calcio, che la Gioconda Nuda anch'essi hanno voluto ammirare.